una sconfitta molto amara perché loro hanno fatto gol sulla loro prima palla gol, poi si sono chiusi dietro. Oggi forse quello che ci è mancato, l'ultimo passaggio negli ultimi 15-20 metri, non siamo riusciti a buttarla dentro purtroppo. Sì, è una sconfitta molto amara perché tenevamo a mantenere quell'imbattibilità in casa, purtroppo non ci siamo riusciti. Anche la Cremonese si è difesa bene, noi nel secondo tempo comunque abbiamo provato a continuare a spingere perché tenevamo a far gol, tenevamo a portare almeno un punto. Purtroppo non ci siamo riusciti, purtroppo nel secondo tempo abbiamo tirato poco in porta e ci dispiace. Ma sicuramente è un periodo non bello. Ora è il momento di far vedere la forza del gruppo, far vedere che il gruppo ha valore e solo così riusciremo ad uscirne fuori al più presto possibile. Noi pensiamo subito alla prossima partita a Roma e cercheremo di portare a casa i 3 punti. No, dal punto di vista atletico sto cercando di tornare al massimo delle mie condizioni. Sicuramente non è facile dopo un mese senza giocare, però sto lavorando bene insieme allo staff e sto sperando di tornare al più presto possibile nelle migliori condizioni fisiche.